da una casa. Eccoci di nuovo insieme, sono Eliana, sempre con l'oroscopo della settimana tra la Luna e le stelle e sempre sulle frequenze di Radio Vera, Radio Bruno Brescia, la nostra magica radio del cuore. Voglio parlarvi un attimo dell'abbigliamento, poiché nella nostra società l'abbigliamento è uno schermo protettivo, una seconda pelle che distingue. I vestiti dunque rivelano il proprio essere e dunque la scelta di un abito piuttosto che un altro è molto significativa e questo vale anche per il sogno. All'interno della scena onirica, cioè del sogno, potreste però usare, come dire, un abbigliamento che nella vita di tutti i giorni non usereste mai. Questo simboleggia la vostra voglia di uscire dagli schemi a cui siete legati quotidianamente per liberare la vostra personalità, che talvolta rimane molto repressa. Se il vestito è dunque il protagonista del vostro sogno, osservatelo nei particolari, poiché potrebbe rivelare importanti sfaccettature del vostro essere. E ora riprendiamo con lo zodiaco. Il leone. Sono giornate intense, c'è da fare un po' di tutto, ma niente di particolarmente importante. Non è tempo questo di decisioni epocali. Sarete impegnati nell'organizzazione, nell'amministrazione di cose vostre o altrui e questo vi porterà parecchio in giro, quindi le frequentazioni sono inevitabili. Persone un po' strane entrano e escono dalla vostra vita, però qualcosa di nuovo si agita in profondità. È anche una settimana di potenziali equivoci dati da malintesi, quindi attenzione, attenzione, che è italiano con gli zoccoli, la cara Eli. Allora, vi consiglio di tenere in casa una piantina di erica, favorirà gli affari. Per le amiche e gli amici del segno della Vergine, il compito di questa settimana è lo potreste anche chiamarlo opportunità, è di rimettere ordine nei presupposti della vostra vita. Ci sono delle circostanze pratiche in cui vivete che vanno riviste e consolidate. Durante questa fase avrete la possibilità di risolvere una controversia che vi ha procurato tante noie. In ambito affettivo, questo fine settimana, insomma, si prospetta molto positivo. Ci potrebbero essere anche l'opportunità di fare, che so, una breve vacanza, magari in montagna con il vostro amore. Un piccolo ciondolo di giada favorirà la concentrazione. Parliamo dei fidanzamenti, poiché oggi ci si fidanza di più, perché l'amore costa di meno, perché si preferisce messaggiare a una chiacchierata e davanti a un caffè, perché i fast food hanno sostituito la bella romantica cena al lume di candela, perché un mi piace viene apprezzato quasi di più di un ti amo, perché non c'è più necessità di conquistare, è più facile concedersi. Oggi ci si fidanza di più perché un post in bacheca ha sostituito il romanticismo di una lettera, perché è più facile chiudere un rapporto eliminandolo da un social network che iniziare una relazione basata sulla coltivazione di un sentimento. Oggi ci si fidanza di più
ma nessuno, cari amici, oggi sta insieme veramente. Ritorniamo all'oroscopo, alle amiche e agli amici del segno della bilancia. È bene essere convinti delle proprie opinioni e portarle avanti con coerenza, ma c'è un limite oltre il quale la virtù diventa vizio. Attenzione, che potreste ritrovarvi dalla parte del torto, intestarditi e sordi a qualsiasi voce, decisi a fare nonostante tutto e tutto. Tra martedì e giovedì prendetevi un momento di pausa, ma soprattutto, cari amici della bilancia, un momento di riflessione. È un momento favorevole alla progettazione, quindi preparate le vostre strategie con calma. Potreste oltretutto vivere a fine settimana una situazione affettiva molto coinvolgente. Vestite di nero e indossate un ciondolo di calcedonio, vi porterà fortuna. Per le amiche e gli amici del segno dello Scorpione, prendete questa settimana come un giro di giostra, un po' su, un po' giù, tutto che turbina il mondo vi gira intorno. Voi rilassatevi, appoggiatevi all'indietro e state a guardare. È anche un buon momento per tirare fuori il meglio dal vostro temperamento, fatto di tolleranza, di saggezza, di capacità e di empatia. La salute ha uno scatto positivo, potreste liberarvi da fastidi e da preoccupazioni. Indossate un ciondolo di madreperla e indossate anche un qualcosa di bianco, ok, bianco. Nel linguaggio dei fiori il significato dei lilla varia a secondo del colore. La varietà bianca assume il significato di fanciullezza, inteso come purezza e verginità e innocenza giovanile, mentre nella varietà di color viola significa innamoramento e palpiti d'amore. In alcuni luoghi del mondo, tuttavia, regalare fiori di lilla significa rottura del fidanzamento. A dopo!